Ripristinati i giochi alla villa, immediato intervento dell'assessore La Porta e dei tecnici comunali per rendere nuovamente fruibili altalena e scivoli ai giardini pubblici. Ben ritrovati con la nostra informazione, questo è l'argomento della notizia del giorno. I giochi erano pericolanti e pericolosi per i bambini. Le proteste di alcuni genitori avevano costretto, suo malgrado, l'assessore La Porta a prendere una decisione sofferta: far transennare l'area dell'altalena e dello scivolo dentro il parco gioco per bambini alla Villa Margherita. Ma le transenne non avevano proprio ragione di esistere, specie in pieno periodo estivo. E così, complice anche la stampa che ha sollecitato un pronto intervento, da ieri l'assessore La Porta e i tecnici del comune hanno provveduto a riparare repentinamente sia l'altalena che lo scivolo. È stata cambiata la catena, sono stati sostituiti i ganci per la catena che teneva l'altalena, sostituiti i bulloni che fissano lo scivolo, poi è stato cambiato un pezzo di legno che risultava quasi marcio. C'erano dei piccoli accorgimenti da fare e sono stati fatti, consentendo così il ripristino della sicurezza. Successivamente, dopo il 19 agosto, sarà ripristinato il manto in gomma che è sconnesso, mentre martedì sarà pulita la vasca della villa e poi dopo saranno sostituite tutte le lampade in LED che ci sono sia alla Villa Margherita che a Villa Pepoli. Per quanto riguarda quest'ultima, in merito ai giochi l'assessore La Porta ha chiesto a qualche commerciante del capoluogo la possibilità di collaborazione con il comune per acquistarli nuovi. Si prova a capire se c'è qualche azienda che può donarli previa apposizione di cartello e targhetta ufficiale, un po' come si fa ad esempio con le aiuole di via Fardello, corso Piersanti Mattarella. L'assessore ha comunque già dato disposizione agli uffici per ottenere preventivi di spesa per l'acquisto dei giochi. La somma sembra girarsi intorno ai 50.000 euro. A tra poco con le altre notizie. Anna Garuccio all'opposizione sulla nomina di Rocco Greco a vicepresidente del Consiglio. La maggioranza si spacca ancora di più. Inaugurata postazione del 118, torna il servizio di emergenza a Paceco. Ieri pomeriggio il taglio del nastro nei locali di via Crispi. Sospeso il ritiro dell'organico, problemi in diversi comuni della provincia. L'impianto di Marsala ha infatti raggiunto il quantitativo autorizzato. Ferma la raccolta. Al via la quindicina, ha iniziato ieri il percorso devozionale in onore della Madonna, copatrona della città assieme a Sant'Alberto, l'intervista al vescovo Fragnelli. Altra goleada per il Trapani, l'amichevole disputata contro il Pieve di Bono, formazione della prima categoria, è terminata con il punteggio di 9-0. Ex mattatoio, le attese erano più alte. La destinazione d'uso individuata dalla giunta Tranchida lascia perplessi i fautori della riqualificazione urbana. Ne parleremo alle 14.20 del nostro approfondimento. Ben ritrovati in primo piano la politica. Con 15 voti favorevoli da parte dei colleghi consiglieri comunali, Rocco Greco, eletto nella lista capitanata da Enzo Abruscato, è il nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale di Trapani. La seduta consigliare di ieri pomeriggio è stata comunque caratterizzata da ulteriori polemiche e strappi nella sempre più ingessata maggioranza a sostegno del sindaco Tranchida, che perde ufficialmente da ieri sera altri due pezzi, Anna Garuccio e Annalisa Bianco. Vi spieghiamo tutto nel servizio. Alla seduta di ieri pomeriggio mancavano pochissimi consiglieri, 4 le assenze. Oltre alle 15 preferenze per Rocco Greco, l'Aula ha smistato 3 voti a Francesca Trapani del Movimento 5 Stelle, un voto ad Annalisa Bianco, eletta nella lista Trapani Concorrenza ma ormai indipendente, e poi una scheda bianca. La votazione sulla vicepresidenza è stata anticipata da una combattuta riunione di maggioranza che ha sancito una frattura definitiva tra la consigliera Anna Garuccio e il gruppo consigliare Amo Trapani, dove la stessa aveva aderito tecnicamente. Frattura che ha portato la combattiva consigliera a lasciare il gruppo e forse la stessa maggioranza a sostegno di Tranchida, e questo per transitare da indipendente nel gruppo misto.
La Galluccio, in pratica, malgrado la sollecitazione perentoria di Peppe Guaiana a votare ciò che aveva deciso il gruppo Amotrapani, cioè Rocco Greco quale vicepresidente, ha preferito non accettare il diktat e andare per la sua strada. A maggior ragione visto l'invito di Guaiana che le avrebbe detto, parafrasando Tranchida quando si rivolse a Lipari, quella è la porta. La Galluccio avrebbe voluto votare sì il candidato della lista Trapani con coerenza capitanata da Bruscato, ma invece che Greco il suo voto sarebbe andato ad Annalisa Bianco. A margine di tutto ciò una nota: il fatto che la Galluccio abbia lasciato Amotrapani è segno di debolezza del capogruppo dello stesso gruppo consigliare Amotrapani Grazia Spada, quando gestiva la porta c'era più polso fermo. Ma a proposito della Bianco, la stessa ha ufficialmente lasciato anche il gruppo WhatsApp dei candidati della lista Trapani con coerenza, e questo a dimostrazione della sua coerenza, visto che Enzo Bruscato le avrebbe fatto intendere di non considerarla più parte integrante della stessa lista Trapani con coerenza. La sensazione è che si stia profilando un nuovo gruppo consigliare a tre, che comprenderà i consiglieri Giuseppe Lipari, sempre più battitore libero, Anna Galluccio e Annalisa Bianco. La maggioranza in pratica traballa. E adesso a Paceco, dove ieri pomeriggio è stata inaugurata una postazione del 118. Il servizio ritorna dopo alcuni anni nei locali di Via Crispi. Dopo alcuni lavori di ristrutturazione nei locali di proprietà dell'ASP, torna operativa a Paceco la postazione del 118. Offriamo a questo territorio una postazione importante sanitaria, quindi una postazione totalmente rinnovata nella parte dell'accoglienza, degli arredi, ma soprattutto una postazione del 118, che quindi è un presidio importante dell'emergenza per tutto il territorio che prima non c'era. In Via Crispi stazionerà un'ambulanza con autista e medico a bordo, che risponderà alle emergenze sanitarie. La sanità oggi conta molto e deve contare molto sull'emergenza territoriale e quindi sui servizi territoriali. Per quanto riguarda il 118, infatti, ci sono dei tempi massimi entro i quali deve essere erogata naturalmente il servizio di assistenza, che sono di circa 8 minuti per quanto riguarda la locazione cittadina, mentre magari arrivano fino a 15 per quanto riguarda la copertura delle periferie. E sicuramente per Paceco la postazione di 118 in città è un vantaggio enorme, è un servizio e rappresenta sicuramente quei principi di efficacia ed efficienza che un'azienda deve garantire in collaborazione naturalmente con il 118. Il progetto di riportare il presidio di emergenza in città era iniziato alcuni anni fa con l'amministrazione Martorana ed è stato poi portato a termine dal sindaco Scarcella e dalla sua giunta. È stato utile il lavoro che io ho trovato già compiuto in parte da altri, ma abbiamo avuto la fortuna di completare e quindi dotare la nostra città di questa struttura assai importante. È importante non solo per Paceco ma anche per tutti i comuni limitrofi, perché appunto una stazione di ambulanza del 118 all'interno del comune di Paceco potrà servire anche per ulteriori emergenze anche in comuni limitrofi. La città di Salemi ha inaugurato ieri uno sportello di ascolto antiviolenza nel chiostro di Sant'Agostino. Presente il sindaco Domenico Venuti, che ha detto: chi vive sulla propria pelle questo problema deve sapere che può affrontarlo e risolverlo. Le donne non sono sole in questa battaglia. Come comune abbiamo fatto la nostra parte e insieme all'associazione Cotulevi abbiamo attivato il servizio. Un ringraziamento anche alle istituzioni religiose e alle forze dell'ordine che hanno voluto essere presenti all'inaugurazione. La pagina sindacale è quintali di posta rimasta in giacenza al centro di distribuzione Platamone di Trapani, la denuncia del sindacato di categoria della UIL. Da un sopralluogo effettuato dai rappresentanti sindacali sarebbero emerse delle forti criticità nel centro distribuzione Platamone. In giacenza 20 quintali di corrispondenza e 7.000 raccomandate con i cittadini di alcuni quartieri che non riceverebbero posta da alcune settimane. Una situazione presumibilmente destinata ad aggravarsi nel corso di questo mese per via delle ferie del personale. Per il segretario generale UIL Poste Trapani Giuseppe Rallo, l'attuale stato delle cose è frutto di precise responsabilità
responsabilità gestionali dell'azienda, ad iniziare dal fatto che non riesce a colmare le lacune generate dal massiccio ricorso ai portalettere assunti con contratto a tempo determinato, mandati allo sbaraglio, sostenerallo, senza adeguata formazione e affiancamento, spostati continuamente da una zona di recapito all'altra, obbligati al superamento delle prestazioni di lavoro d'obbligo senza alcun riconoscimento economico aggiuntivo. A tutto ciò, conclude Rallo, si aggiungono anche gli eccessivi carichi di lavoro attribuiti al personale interno addetto alla ripartizione della posta. Il sindacato sollecita l'amministrazione di Poste Italiane a prendere i dovuti provvedimenti, sottolineando la disponibilità dei lavoratori a sopperire alle carenze con turni di straordinario. Il giudice di pace ha annullato le eccedenze relative ai consumi idrici per gli anni 2015, 2016 e 2017 fatturate dal comune di Trapani ad una coppia. Arriva una seconda sentenza del giudice di pace di Trapani che ha annullato le eccedenze relative a consumi per gli anni 2015, 2016 e 2017 fatturate dal comune di Trapani, ufficio acquedotto, nella qualità di gestore idrico, ad una famiglia di due persone. I due coniugi, vedendosi recapitare diverse eccedenze, hanno voluto vederci chiaro e da una lettura dei metri cubi del contatore acclaravano con ritrazione fotografica che non corrispondevano a quelli fatturati. Inviavano pertanto un formale reclamo al gestore idrico allegando la foto del contatore, richiedendo quindi la verifica sia dei dati in loro possesso, il riscontro delle date e lettura del contatore che la funzionalità dello stesso. Non avendo ricevuto alcun riscontro dagli uffici comunali, decidevano pertanto di agire giudizialmente a tutela delle proprie ragioni. In sede giudiziale il giudice di pace ha accertato l'incongruenza, l'inesattezza e la presuntività dei dati fatturati. In particolare, si legge nella motivazione, l'amministrazione convenuta non ha documentato la corrispondenza tra consumo e lettura in ordine alle fatture impugnate e in relazione alla distinzione tra le eccedenze di consumo di prima fascia e l'eccedenza di consumo di seconda fascia. L'avvocato Vincenzo Maltese, che ha acquisito diverse competenze nel settore idrico e che ha assistito i coniugi, spiega che le fatture emesse dal comune in questione non riportano le date certe delle letture dei contatori, bensì solo l'arco temporale, che può andare dal gennaio a giugno o da gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Mi auguro pertanto, conclude il legale, che tali indicazioni vengano recepite dagli uffici comunali a partire dal corrente anno. Recuperare le reti da pesca presenti sui fondali marini di San Vito Lo Capo è la proposta lanciata da un turista, Leonardo Mastragostino, che da alcuni anni effettua immersioni a Punta Negra e nelle acque comprese tra la Tonnara del Secco e Torre dell'Usciere. Per Mastragostino è urgente provvedere alla rimozione degli attrezzi da pesca perché provocano, sostiene, danni alla fauna e possono talvolta costituire potenziale pericolo per i subacquei che effettuano immersioni sportive. Facciamo una breve pausa. Sospeso il ritiro dell'organico, problemi in diversi comuni della provincia, l'impianto di Marsala ha infatti raggiunto il quantitativo autorizzato, ferma la raccolta. Al via la quindicina, ha iniziato ieri il percorso devozionale in onore della Madonna, copatrona della città di Trapani, assieme a Sant'Alberto, l'intervista al vescovo Fragnelli. Altra goleada per il Trapani, l'amichevole disputata contro il Pieve di Bono, formazione della prima categoria, è terminata con il punteggio di 9-0. Ben ritrovati, sospeso momentaneamente nei comuni del Trapanese il ritiro dell'organico. L'impianto Sicilfert di Marsala ha infatti raggiunto il quantitativo massimo autorizzato. Problemi nella raccolta dell'organico per i comuni della SRR Trapani Nord e Trapani Sud che conferiscono presso la Sicilfert di Marsala. L'impianto ha infatti raggiunto il quantitativo massimo pari a 1000 tonnellate al mese autorizzato dall'Agenzia regionale per l'ambiente. La Sicilfert aveva riaperto i battenti lo scorso 22 luglio dopo uno stop di 5 mesi a causa di una vicenda giudiziaria legata alla gestione dell'impianto.
Le amministrazioni comunali stanno informando i cittadini chiedendo di non esporre i rifiuti organici che non saranno ritirati fino a nuova comunicazione. La situazione di emergenza potrebbe andare avanti per giorni. Bisogna infatti attendere l'ok dell'ARPA per l'abbancamento di 5.000 tonnellate di rifiuti come previsto all'origine. L'emergenza non riguarda il comune di Trapani che conferisce l'organico presso l'impianto della Trapani Servizi. Iniziata ieri a Trapani la tradizionale quindicina per la Madonna, sulla devozione dei trapanesi abbiamo ascoltato il Vescovo, Monsignor Pietro Maria Fragnelli. Eccellenza, è già iniziata quella che per i trapanesi è la grande festa, momento di devozione, la quindicina. L'affluenza già fin dai primi giorni è altissima, questo è ancora un segno di quanto questa città sia legata alla immagine sacra della Madonna. Sì, noi siamo molto contenti che questa tradizione riesce a ravvivare e a raccogliere i trapanesi attorno alla bellissima statua della Madonna. Vogliamo ringraziare davvero la Madonna perché riesce a farci superare tutte le difficoltà sia personali, familiari, comunitarie e dà veramente una spinta in avanti quest'anno come negli anni passati e tutti ci ritroveremo nei vari appuntamenti della quindicina. Quindicina che prevede all'interno anche altri momenti importanti che sono quelli di Sant'Alberto il giorno 7 e subito dopo poi anche San Lorenzo. Sono due festività a cui la città è molto legata ma che quest'anno anche purtroppo sono state funestate dalla morte di un operaio in un cantiere proprio in una chiesa dove la diocesi stava effettuando dei lavori. Sì. E in questa chiesa da tanto tempo si sperava di riuscire a lavorare, sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza, non sappiamo bene cosa è successo per questo operaio. Noi siamo qui anche per pregare per lui, ieri ho partecipato al funerale di questo giovane Luca e vogliamo continuare a pensare che il lavoro merita tutta l'attenzione, sia perché ce n'è poco e sia perché bisogna continuare a lavorare per la qualità del lavoro. Dopo alcuni anni di chiusura, la chiesa di Santa Maria del Gesù nel centro storico di Trapani sarà solennemente riaperta al culto con la celebrazione eucaristica questa sera alle 19 che sarà presieduta dal Vescovo. Resterà eccezionalmente aperta fino alle 22 per permettere la visita ai fedeli che desiderano tornare ad ammirarla o fermarsi in preghiera. Da sabato prossimo inoltre tornerà a essere celebrata la messa vespertina prefestiva della comunità parrocchiale di San Pietro ogni sabato alle 18.30. Continuiamo a parlare di eventi, si terrà questa sera alle 21.15 il primo spettacolo della rassegna teatrale Pirandello a Valderice, ce ne parla il direttore artistico Antonio Ribisi La Spina. Debutterà il Mario Pupella, che non ha bisogno di presentazioni, con l'uomo dal fiore in bocca e la patente. Sarà seguito da uno spettacolo di cui il figlio di Mario Pupella, Marco, che non è un attore, non l'ha mai voluto fare, ma con la regia e nella regia riesce a trovare chiavi di lettura che hanno stupito sempre tanti, me per primo, che proporrà la famosissima Giara, ma tratto dall'eresia catara, che è una favola, ha fatto lui la trasposizione teatrale e quindi sarà una prima nazionale di fatto. E proseguirò io, ahimè, vi sorbirete anche me nella morsa e nel cece. Da Roma poi verrà Giovanna Cappuccio, con cui ho avuto il privilegio 2 anni fa di fare proprio a Roma il Così esse vi pare, che proporrà questa trascrizione fatta da Giancarlo Moretti del Figlio Cambiato. E per concludere ci raggiungerà il direttore dell'Accademia d'arte drammatica del Lazio, che con alcuni attori usciti dalla sua accademia propone questo Pirandello Splay. È una cosa immaginaria, Pirandello seduto nel suo salotto che riceve i personaggi delle sue opere. Ad Erice, masterclass del regista Peter Greenaway nell'ambito di Cinema da Mare.
Titolo provocatorio per la masterclass Il cinema è morto, lunga vita al cinema, che ha suscitato l'interesse di tutti i filmmaker che hanno apprezzato la grande disponibilità del regista nel rispondere ai loro numerosi interventi. Dopodiché Peter Greenaway ha consegnato ai registi i Chuck di Cinema da Mare per poter girare i loro cortometraggi. All'evento erano presenti anche il sindaco Daniela Toscano, che si è detta onorata di ospitare per la quarta volta Cinema da Mare ad Erice, ringraziando il direttore Franco Rina, il direttore artistico della Fondazione Erice Arte Pier Vittorio De Mitri e il regista Greenaway per la sua presenza. Domani alle 21 in Piazza San Giuliano, serata conclusiva con la Weekly Competition, in cui verranno proiettati i cortometraggi girati dai filmmaker durante la settimana ad Erice. Ma Erice Estate 2019 non è solo cinema, grande successo per il concerto dei Say Yes Dog, che hanno inaugurato il palco del Castello di Venere con la loro inedita e trascinante musica. Continuano a pervenire doni ai detenuti del Pietro Cerulli da parte delle associazioni del territorio. L'associazione Live Onlus, presieduta da Andrea Zalamena, rappresentata per l'occasione dal tesoriere, dottoressa Francesca Fontana, ha donato arredi da giardino, tavolini e sedie in plastica e delle coperture in canneto ai detenuti della casa circondariale trapanese al fine di arredare alcuni spazi all'aperto dove trascorrere insieme dei momenti di socialità. Onlus Live è un'associazione Onlus, appunto, che si occupa di beneficenza a 360 gradi. Costituita nel giugno 2008, ha portato a termine progetti di varia natura con i fondi raccolti attraverso le aste benefiche. A sostegno dei progetti di Live Onlus collaborano numerosi club calcistici professionisti come Parma, Livorno, Genoa, Brescia, Latina e Trapani, oltre a preziose partnership con numerose altre squadre. Tra i suoi testimonial più prestigiosi, i calciatori Leonardo Bonucci, Patrick Cutrone, Alvaro Morata. Live Onlus, aderendo all'appello lanciato attraverso la pagina Facebook della casa circondariale, ha fatto sapere che continuerà nella beneficenza in favore dei detenuti attraverso ulteriori iniziative che sono attualmente allo studio. Adesso uno sguardo al meteo. Oggi pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto, le temperature comprese tra i 23 e i 36 gradi. I venti moderati provenienti da sud soffieranno ad una velocità di circa 14 km orari. Il mare sarà poco mosso. In serata i venti continueranno a soffiare da sud. Per domani mattina il cielo sarà sereno, con venti moderati da ovest. Le temperature minime saranno attorno ai 21 gradi, sui 32 le massime. Il mare sarà mosso, i venti si sposteranno a nord-ovest. Su Telesud questa sera alle 20.30, replica alle 23, andrà in onda la terza serata del premio Saturno Trapani che produce, organizzato dalla nostra emittente in collaborazione con la Camera di Commercio, svoltosi nei giorni scorsi a Cornino. A seguire lo spettacolo dell'attore Ernesto Maria Ponte con Clelia Cucco. A tra poco con lo sport. Finisce 9-0 l'amichevole disputata dal Trapani contro il Pieve di Bono. Vediamo. Contano poco, ma sono comunque importanti. Il Trapani continua a macinare gol e lo fa anche nella seconda amichevole stagionale organizzata nel ritiro di Spiazzo. Ieri pomeriggio, infatti, i Granata hanno disputato un nuovo test match contro la formazione di prima categoria del Pieve di Bono, terminato con il punteggio di 9-0. In grande evidenza Luperini, autore di una tripletta, e Ferretti con una doppietta. Le altre reti portano alla firma di Colpani, Nzola, Valenti e del francese Togordeaux. Un avversario certamente modesto per il Granata, che però, giunti agli ultimi giorni di ritiro precampionato, hanno bisogno di oliare schemi e affiatamento. Ecco perché quello contro i dilettanti di ieri è stato un momento di allenamento particolarmente importante per mister Francesco Baldini, che gli ha permesso di valutare lo stato di avanzamento di condizioni di tutti i suoi uomini.
Il tecnico massese infatti ha fatto giocare tutti gli elementi, compreso il calciatore in prova Francesco Dorsi, centrocampista svincolato classe 97. Intanto, oggi ultimo giorno per rinnovare in prelazione il proprio abbonamento al campionato 2019-2020 con conferma del posto e prezzi agevolati. Gli abbonati hanno tempo fino alle 19.30 di stasera per esercitare la prelazione sui primi posti. Da lunedì 5 agosto al via la vendita libera. Nelle intenzioni della giunta Tranchida, l'ex macello comunale dovrebbe divenire un centro per l'integrazione degli immigrati. L'amministrazione mira a intercettare un finanziamento di 2.400.000 euro, ma per molti la riqualificazione urbana è ben altra cosa e poi il metodo di programmazione si discosta dalle promesse della campagna elettorale. Questo è l'argomento del nostro approfondimento di oggi. La notizia è nota. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi nei nostri TG. La giunta Tranchida intende recuperare l'ex mattatoio comunale presentando un progetto per accedere ai finanziamenti del PON Legalità 2014-2020. Obiettivo del progetto: il recupero e l'adeguamento di due blocchi del vasto complesso da destinare a un centro indirizzato alla integrazione e inclusione sociale degli immigrati attraverso la realizzazione di laboratori artigianali, spazi formativi e aree di incontro. Fine nobile, l'inclusione sociale e lavorativo degli immigrati. Il Comune di Trapani potrà accedere a un finanziamento che può raggiungere un tetto massimo di 2.400.000 euro. Però il metodo è discutibile e molte voci si sono levate contrarie. Il consigliere Peppe Lipari sottolinea che una città che ambisce a essere una meta turistica degna di questo nome deve indirizzare l'ex mattatoio al servizio dell'industria del turismo trapanese. Senza un piano regolatore aggiornato, dice Lipari, questo modo miope di procedere, piazzando finanziamenti occasionali qua e là in giro per la città senza un minimo di visione proiettata nel futuro, rischia di trasformare Trapani in una schizofrenia urbanistica. Un'altra critica indirizzata al sindaco e alla sua scelta è che nell'ambito delle politiche di riqualificazione urbana nel programma elettorale fu indicata come destinazione di riuso del mattatoio quella del Community Hub, da realizzare, si legge testualmente nel programma di Tranchida, insieme alle scuole e alle associazioni giovanili, che possa ospitare spazi di co-working, laboratori e fab lab, spazi espositivi, foresteria. Un luogo condiviso e da condividere per i nostri ragazzi e bambini, per i giovani studenti, per i giovani imprenditori, per tutti coloro che vorranno animarlo e viverlo. Fin qui le parole di Tranchida. Inoltre, il centro di inclusione sociale per immigrati viene proposto e creato nel quartiere senza alcuna preventiva consultazione con gli abitanti del rione Cappuccinelli, senza un progetto di tessitura e ricucitura sociale dello stesso quartiere, con l'urbanistica circostante, mattatoio compreso. Le aspettative del quartiere erano altre e più alte. Insomma, il progetto si fa perché ci sono i soldi del PON Sicurezza, alla vecchia maniera, nulla di nuovo sotto il sole. Se ci fossero stati finanziamenti per la selezione di cavalli da corsa, il mattatoio sarebbe divenuto un ippodromo. Ci fossero stati finanziamenti per la meccanica e i motori a scoppio, il mattatoio sarebbe divenuto un autodromo. Non si avverte, insomma, il cambiamento di passo nella programmazione della città, annunciato da Tranchida. Ben ritrovati con la seconda edizione, con 15 voti favorevoli da parte dei colleghi consiglieri comunali. Rocco Greco è il nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale di Trapani. La seduta consigliare di ieri pomeriggio è stata comunque caratterizzata da ulteriori polemiche e strappi nella sempre più ingessata maggioranza a sostegno del sindaco Tranchida, che perde ufficialmente da ieri altri due pezzi, Anna Garuccio e Annalisa Bianco. Alla seduta di ieri pomeriggio mancavano pochissimi consiglieri, 4 le assenze. Oltre alle 15 preferenze per Rocco Greco, l'Aula ha smistato 3 voti a Francesco.
Francesca Trapani del Movimento 5 Stelle, un voto ad Annalisa Bianco, eletta nella lista Trapani Concorrenza ma ormai indipendente, e poi una scheda bianca. La votazione sulla vicepresidenza è stata anticipata da una combattuta riunione di maggioranza che ha sancito una frattura definitiva tra la consigliera Anna Garuccio e il gruppo consigliare Amo Trapani, dove la stessa aveva aderito tecnicamente. Frattura che ha portato la combattiva consigliera a lasciare il gruppo e forse la stessa maggioranza a sostegno di Tranchida, e questo per transitare da indipendente nel gruppo misto. La Garuccio, in pratica, malgrado la sollecitazione perentoria di Peppe Guaiana a votare ciò che aveva deciso il gruppo Amo Trapani, cioè Rocco Greco quale vicepresidente, ha preferito non accettare il diktat e andare per la sua strada. A maggior ragione visto l'invito di Guaiana che le avrebbe detto, parafrasando Tranchida quando si rivolse a Lipari, quella è la porta. La Garuccio avrebbe voluto votare sì il candidato della lista Trapani Concorrenza capitanata da Bruscato, ma invece che Greco il suo voto sarebbe andato ad Annalisa Bianco. A margine di tutto ciò una nota: il fatto che la Garuccio abbia lasciato Amo Trapani è segno di debolezza del capogruppo dello stesso gruppo consigliare Amo Trapani Grazia Spada, quando gestiva la porta c'era più polso fermo. Ma a proposito della Bianco, la stessa ha ufficialmente lasciato anche il gruppo WhatsApp dei candidati della lista Trapani Concorrenza, e questo a dimostrazione della sua coerenza, visto che Enzo Bruscato le avrebbe fatto intendere di non considerarla più parte integrante della stessa lista Trapani Concorrenza. La sensazione è che si stia profilando un nuovo gruppo consigliare a tre, che comprenderà i consiglieri Giuseppe Lipari, sempre più battitore libero, Anna Garuccio e Annalisa Bianco. La maggioranza, in pratica, traballa. Sempre a Trapani sono stati ripristinati i giochi alla Villa Margherita. I giochi erano pericolanti e pericolosi per i bambini. Le proteste di alcuni genitori avevano costretto, suo malgrado, l'assessore La Porta a prendere una decisione sofferta: far transennare l'area dell'altalena e dello scivolo dentro il parco gioco per bambini alla Villa Margherita. Ma le transenne non avevano proprio ragione di esistere, specie in pieno periodo estivo. E così, complice anche la stampa che ha sollecitato un pronto intervento, da ieri l'assessore La Porta e i tecnici del comune hanno provveduto a riparare repentinamente sia l'altalena che lo scivolo. È stata cambiata la catena, sono stati sostituiti i ganci per la catena che teneva l'altalena, sostituiti i bulloni che fissano lo scivolo, poi è stato cambiato un pezzo di legno che risultava quasi marcio. C'erano dei piccoli accorgimenti da fare e sono stati fatti, consentendo così il ripristino della sicurezza. Successivamente, dopo il 19 agosto, sarà ripristinato il manto in gomma che è sconnesso, mentre martedì sarà pulita la vasca della villa e poi dopo saranno sostituite tutte le lampade in LED che ci sono sia alla Villa Margherita che a Villa Pepoli. Per quanto riguarda quest'ultima, in merito ai giochi l'assessore La Porta ha chiesto a qualche commerciante del capoluogo la possibilità di collaborazione con il comune per acquistarli nuovi. Si prova a capire se c'è qualche azienda che può donarli previa apposizione di cartello e targhetta ufficiale, un po' come si fa ad esempio con le aiuole di via Fardello, corso Piersanti Mattarella. L'assessore ha comunque già dato disposizione agli uffici per ottenere preventivi di spesa per l'acquisto dei giochi. La somma sembra girarsi intorno ai 50.000 euro. Quintali di posta rimasta in giacenza al centro di distribuzione Platamone di Trapani, la denuncia del sindacato di categoria della UIL. Da un sopralluogo effettuato dai rappresentanti sindacali sarebbero emerse delle forti criticità nel centro distribuzione Platamone. In giacenza 20 quintali di corrispondenza e 7.000 raccomandate con i cittadini di alcuni quartieri che non riceverebbero posta da alcune settimane. Una situazione presumibilmente destinata ad aggravarsi nel corso di questo mese per via delle ferie del personale. Per il segretario generale UIL Poste Trapani Giuseppe Rallo, l'attuale stato delle cose è frutto di precise responsabilità gestionali dell'azienda, ad iniziare dal fatto che non riesce a colmare le lacune generate dal massiccio ricorso ai portalettere assunti con contratto a tempo determinato, mandati allo sbaraglio, sostenerallo, senza adeguata formazione e affiancamento, spostati continuamente da una zona di recapito all'altra, obbligati al superamento delle prestazioni di lavoro d'obbligo senza alcun riconoscimento economico aggiuntivo. A tutto ciò, conclude Rallo, si aggiungono anche gli eccessivi carichi di lavoro attribuiti al personale interno addetto alla ripartizione della posta. Il sindacato sollecita l'amministrazione di Poste Italiane a prendere i dovuti provvedimenti, sottolineando la disponibilità dei lavoratori a sopperire alle carenze con turni di straordinario.
Buonasera e ben ritrovati in questo nostro spazio dedicato all'approfondimento. Attimi di panico questo pomeriggio a Lido Valderice a causa di un vasto incendio. Le fiamme alimentate dal forte vento di scirocco hanno lambito le numerose villette che insistono nella zona. Ma vediamo il servizio. Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato questo pomeriggio nel territorio di Lido Valderice. Le fiamme, partite da un campo di sterpaglie, alimentate dal forte vento, hanno lambito le numerose villette che insistono nella zona. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forestale, che con l'aiuto di polizie e carabinieri hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per spegnere il rogo. Evacuate tutte le villette prospicenti il campo dove si è sviluppato l'incendio e chiusa dai vigili urbani la strada provinciale per San Vito Lo Capo. Attimi di panico tra gli abitanti che si sono riversati in strada. Sul posto il sindaco di Valderice Stabile e l'assessore Martinico. Adesso la linea passa a Nini Cannizzo per tutte le altre notizie.